Oggi ho preparato per voi un pan brioche davvero speciale, è morbidissimo, si prepara con i nostri robot da cucina in maniera veramente facile e veloce perché ha una lievitazione media, ci vuole circa una mezza giornata di preparazione, ma il risultato sarà veramente eccezionale, ideale per la colazione perché guardate, guardate com'è morbido. Se siete curiosi di sapere come fare, seguite il video, vi do gli ingredienti e il procedimento. Eccovi tutti gli ingredienti necessari per preparare il pan brioche morbido, anzi morbidissimo. Abbiamo bisogno di 320 g di farina Manitoba che divideremo in due parti, una da 150 g e una da 170. Poi abbiamo bisogno di 150 ml di latte tiepido, abbiamo bisogno di 100 g di gocce di cioccolato fredde di frigo, 5 g di sale. Poi 10 g di lievito di birra fresco, abbiamo bisogno di 70 g di burro, un uovo intero e poi 75 g di zucchero che divideremo in 15 g e 60 g. La prima cosa da fare è preparare una sorta di lievitino con latte, lievito, zucchero e farina. Vi faccio vedere come. Mettiamo nel boccale il latte, poi mettiamo il lievito sbriciolato con le mani, poi versiamo 15 g dello zucchero totale e 150 della farina totale. Poi andiamo ad impostare il robot e lo impostiamo mettendo 2 minuti, 37 gradi. Velocità 2 e diamo il via. Andiamo a vedere adesso come è avvenuto il nostro preparato per il lievitino. Questo è l'interno del boccale, adesso copriamo con il tappo e lasciamo lievitare per mezz'ora 45 minuti circa. Il tempo è trascorso, questo è il lievitino che abbiamo ottenuto. Adesso andiamo a mettere la restante farina, lo zucchero e l'uovo. Quindi la farina che era avanzata, circa 170 grammi, lo zucchero che era avanzato, 60 grammi e l'uovo. E programmiamo le impostazioni. Stavolta mettiamo la funzione automatica impastare e da 1 minuto e 30 la portiamo a 2 minuti, dopodiché diamo il via. La prima fase di impasto è terminata, adesso andiamo ad avviare di nuovo la funzione automatica impastare, stavolta per 1 minuto e mezzo. Togliamo il tappo del tappo misurino. Diamo il via e piano piano andiamo ad inserire i pezzettini di burro. Anche la seconda parte di impasto è terminata. Adesso avviamo 1 minuto, velocità 7 e mentre il robot va, mettiamo il sale. Velocità 7, diamo il via. Come vedete l'impasto è pronto, molto molto elastico, guardate. Adesso vado a metterlo in una ciotola e lo faccio lievitare per 2 ore. Ecco l'impasto nella ciotola, io l'ho imburrata e per lavorare l'impasto e dargli una forma tonda mi sono imburrata anche le mani perché comunque l'impasto è leggermente appiccicoso. Adesso copro la ciotola e lascio tutto a riposare e lievitare per circa 2 ore, dopodiché procediamo con la fase successiva. A dopo. Le ore sono trascorse, ho imburrato un piano da lavoro e adesso vado a rovesciare sopra l'impasto che guardate, ha lievitato in questa maniera, guardate che bella lievitazione. Lo rovescio sul piano da lavoro, anche io mi imburro leggermente le mani. L'impasto potrebbe essere appiccicoso.
E adesso vado a fare tante piccole palline del peso circa di 130 grammi l'una. Faccio una pallina. Questa maniera. Ne verranno fuori circa 5. Le palline sono pronte, adesso le prendo una alla volta e le schiaccio allungandole tutti i lati fino a fare un cerchio. In questa maniera. Le schiaccio con i polpastrelli. Dopodiché vado a mettere al centro delle gocce di cioccolato, quelle che avevamo messo a freddare in frigo. Una volta messe le gocce, pieghiamo i due lati senza sovrapporli, li portiamo così verso il centro, in questa maniera. E poi arrotoliamo dal lato corto, quindi così. Le pallina è fatta. Adesso, una volta che abbiamo fatto tutte le palline, le andiamo a posizionare nello stampo. Preparo le palline e vi faccio vedere come posizionarle. Le palline sono tutte formate. Adesso ho ricoperto con della carta forno bagnata e leggermente strizzata. Una teglia, uno stampo da plum cake, all'interno del quale le vado a posizionare. Le palline sono posizionate, adesso le faccio lievitare finché non arrivano quasi al bordo del nostro stampo. Occorrerà un'ora e mezza, due circa in ambiente caldo. Ci vediamo tra poco per spiegare come andranno poi infornate. Come vedete, il nostro pan brioche è lievitato benissimo. Adesso lo vado a spennellare con latte e a ricoprire con le gocce di cioccolato che sono rimaste. Nel frattempo metto a preriscaldare il forno a 170 gradi in modalità ventilata. Lo cuocerete a 170 gradi per 5 minuti, dopodiché abbasserete la temperatura a 160 e il pan brioche resterà in forno per altri 25 minuti, quindi un totale di 30 minuti, 5 a 170 e 25 a 160. Intanto spennello la superficie con il latte e cospargo con le gocce di cioccolato residue. Vado ad infornare e ci vediamo tra mezz'ora per il risultato finale. Il pan brioche è sfornato. Adesso lo lascio intiepidire un pochino, dopodiché lo toglierò dallo stampo e dalla carta forno. Ecco il pan brioche tirato fuori dallo stampo. Adesso aspetto che sia freddo per tagliarne una fetta e farvi vedere l'interno. Il pan brioche si è freddato, adesso vado a tagliare una fetta e vi faccio vedere l'interno. Taglio proprio qui. Guardate, guardate com'è soffice. Come è filante la pasta all'interno, come guardate. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, vi invito a mettere il like al video e a seguirmi iscrivendovi a questo canale in Cucina con Messier. In più potete iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connected Plus Italia per restare aggiornati insieme agli altri utenti sulle ricette e consigli. E potete iscrivervi e seguire il sito internet www.messierricette.it. E buona colazione a tutti!